perdona la sintesi, però mi verrebbe da pensare che la presentazione del tuo progetto è etichettarlo come un food B&B, perché hai voluto insistere sul fatto che il cibo possa essere un'esperienza da presentare in modo diverso da come lo fruiamo oggi. In realtà il fulcro di Tapta è di passare a un turismo rivolto alle famiglie, però non solo pensando ai turisti che vengono da fuori per scoprire la Sardegna, ma anche agli stessi sardi che possono rimanere in Sardegna e riscoprire i luoghi che ci sono da noi e che spesso non vengono presi in considerazione, piuttosto che scegliere tappe più note o addirittura andare in continente. E quindi puntare su un misto che sia tutto il patrimonio storico archeologico che c'è in Sardegna, consideriamo che ormai anche i nostri nuraghi sono diventati patrimonio dell'UNESCO, e valorizzare anche quelle piccole realtà locali che ci sono, con tutte le peculiarità a livello naturalistico, per attirare il turismo anche degli stessi sardi che spesso non conoscono l'isola in cui vivono. Ultima domanda, la più facile: TAPTA vuol dire? È un acronimo, sta per talento, per turismo e arte, perché l'obiettivo di reinserire lavorativamente parlando queste donne che hanno avuto questa problematica occupazionale dopo il Covid era di sviluppare ulteriori competenze che le stesse avevano nel curriculum ma non capivano che potevano essere messe a regime come professionalità. Infatti durante i colloqui molte di loro si sono stupite, mentre parlavamo, di capire che l'essere delle cantanti liriche o d'essere delle naturopate o delle persone appassionate di trekking potesse diventare invece il punto di forza di una loro preparazione del corso che stiamo per portare avanti, per animare i territori in cui loro stesse vivono, e quindi per loro è stata una riscoperta delle loro potenzialità. Per questo puntiamo sull'empowerment femminile.